darmi il tempo, no? Adesso dovremmo essere online. Faccio un controllo, aspetta. Oh, aspetta che andiamo. Ok, dammi diretta. Buonasera a tutti, siamo al secondo incontro con Dante Alighieri, secondo incontro con ALB, ALB Associazione Amici del Libro e della Biblioteca. Vi ricordo che il primo incontro che abbiamo avuto l'abbiamo avuto quest'estate a Sette Libri per Sette Sere, quindi questo è il secondo incontro che abbiamo con Dante Alighieri. Bene. Parlare di 700 anni, 700 anni dopo di Dante vale la pena. Io ricordo ancora quando ero ragazzetto di scuola media superiore e per la prima volta sentii parlare di Dante e della Divina Commedia. Io e i miei compagni. E la cosa, diciamo, che ci fece meraviglia e ascoltare quei versi, sentendoli già a primo acchito così profondi da essere concentrati su quelle parole. Dovevamo aspettare il 2021 per ricordare Dante in maniera ufficiale. Beh, dico, meglio tardi che mai. Di sicuro Dante, oltre ad essere considerato il padre o uno dei padri della lingua italiana, è sicuramente la lanterna che illumina il motivo della nazione Italia, o almeno uno dei motivi. Stasera parliamo con Dante, con Luciano Figliomeno, il quale allungherà lo sguardo anche oltre Italia e per meglio dire ci presenterà le illustrazioni che William Blake fece a suo tempo e che sono rimaste immortali fino ad oggi. Io non vi sto più ad annoiare e passo subito la parola a Luciano Figliomeno. Luciano, a Sì. te la parola. Buonasera a tutti. Stasera non parleremo di parole, ma il linguaggio sarà visivo. Sono le immagini e le illustrazioni che il grande poeta inglese William Blake, che ora parlerò di alcune cose, e disegnò 102 immagini della Divina Commedia, la maggior parte sono quelle dell'inferno, con una sua anche, non solo una tecnica particolare pittorica che inventò, ma anche, direi, un modo anche di interpretare certi momenti della Divina Commedia, secondo anche il suo punto di vista, che ora, quando ci sarà la prima immagine, entrerò in merito e darò qualche informazione sull'autore perché è bene avere qualche idea. E nella prima parte farò vedere alcuni disegni e illustrazioni che lui ha fatto per le sue opere, mettendo in evidenza anche la tecnica che usava, e poi passeremo a Dante. Saranno immagini che descrivono alcune cose. Intanto sono immagini che vedremo ora nella prima parte legate alle sue opere che ha scritto come poeta e anche all'illustrazione di opere di altri autori. Quindi iniziamo con la prima parte e se gentilmente mi date la possibilità di chiudere la mia immagine, così io ecco benissimo. Allora io entro subito nel parlare di quest'autore. Chi è William Blake? William Blake, direi, è una delle figure più complesse, rivoluzionarie, della letteratura inglese. La sua poesia è strettamente connessa, direi, alla forma visiva, ecco perché vedremo l'illustrazione, e quel particolare tipo di incisione che lui aveva inventato, che poi ne riparlerò, in cui il poeta scelse di esprimersi
E costituisce un affascinante tutt'uno dove da una parte c'è la figurazione, dall'altra parte c'è la parola, da una parte c'è l'illustrazione, dall'altra parte c'è la poesia, dove l'una scaturisce e dipende dall'altra. Ecco, intensificando molto il significato e l'espressività in opposizione, ecco, lui era, dal punto di vista, diciamo, filosofico, era contrario al Settecento razionalista. Era teorico dell'energia, poi entrerò in merito a queste cose. Per capire un po' la sua figura di poeta, ma anche di pensatore, riferisco quello che dice. Senza contrari non c'è progresso. Attrazione e repulsione, ragione ed energia, amore e odio sono necessari all'esistenza umana. Di questi contrari scaturisce, secondo anche la religione, bene e male. E lui dice che il bene è il passivo che obbedisce alla ragione, mentre il male è l'attivo che scaturisce dall'energia. In tal senso, per Blake, il bene è negativo, mentre il presunto male dell'energia diabolica è il vero bene. Così arriva anche al riconoscimento che il Dio tradizionale è Dio di oppressione e padre di gelosia e che la rivolta satanica è principio di vitalità. Cioè, in poche parole, dal male viene il bene, perché nel male c'è energia, c'è vitalità, c'è il desiderio di anche rivoluzionario per certi aspetti. E lui era all'opposizione dell'empirismo, del razionalismo, di figure come Bacone, Newton, eccetera, eccetera. Ed è anche presente anche un'opposizione, un'opposizione alla fredda visione matematica e meccanicistica del mondo, cioè un'opposizione alle ragioni dell'illuminismo che porta a riscoprire il valore dell'immaginazione e dell'ispirazione e della visione. Quindi, da questo punto di vista, il poeta direi è estremamente preromantico. La poesia non è figlia della memoria, diceva lui come per i greci, ma la poesia è soprattutto visione. Per me questo mondo è tutta una sola visione di fantasia, di immaginazione, in quanto visionaria la poesia è profetica. E finisce anche ad opporsi all'arte classica, neoclassica, al periodo, e riscopre che cosa? Il Medioevo, le antichità nordiche, la rivoluzione del gotico, e incarna. È un genio, quindi direi rivoluzionario del romanticismo, perché incarna la lotta per la libertà da ogni costrizione della realtà politica e quella religiosa ed è uno tra i convinti assertori intanto degli ideali della rivoluzione francese, ma anche si fa paladino di ogni libertà individuale e del progresso umano e sociale. Coglie, per esempio, nella rivoluzione americana il senso di un capovolgimento che cambierà il mondo. Rifiuta ogni principio di autorità e il conformismo religioso. Si fa interprete e direi cantore dello spirito di ribellione, ma con assoluto direi anche radicalismo. Coglie, ecco questo è importante, coglie il nefasto significato e le catastrofiche conseguenze della rivoluzione industriale, in quanto dice e la rivoluzione industriale non sono altro che oscure fabbriche di Satana, sataniche, insomma. E il profeta quindi contro l'impero, il cantore della libertà e dalla parte degli oppressi, dei diseredati, degli sfruttati, non solo instaura nella sua poesia una continua lotta fra libertà e tirannide, padre e figlio, ribellione e potere costituito, nemico dell'inibizione e della repressione. E direi che anche fra Ed è anche fra i più schietti assertori della libertà sessuale e del valore della sessualità. Profeta della morte di Dio, e qui ci ricorda un pochino Nietzsche, antesignano della visione umana del cristianesimo, e nella sua opposizione al Settecento razionalista, egli sia teorico delle energie e dell'esuberanza come forse poesia, ma lo è anche come forma di vita, giacché lui pensa che solo nell'energia e nell'azione l'uomo si oppone alle costrizioni della mente e del conformismo. Ecco, vediamo tecnicamente come lui lavora come pittore. Allora, lui è il fondatore, diciamo, della stampa miniata, si rifà un pochino alle miniature del Cinquecento, del periodo medievale.
allora la scrittura del testo della poesia viene su una lastra di rame con pennini e pennelli, intinti con una sostanza resistente all'acido. Queste illustrazioni possono essere realizzate vicino alle parole, come si faceva nei manoscritti miniati. Si incidono quindi le lastre in un bagno di acido per eliminare il rame non protetto dalla vernice e lasciare il disegno in rilievo, da qui il nome di acquaforte a rilievo. Poi tutto questo lo metteva sulla pagina e avevamo il disegno. Un'altra cosa che volevo mettere in evidenza che le tre sono le fasi, le vedremo poi nei disegni e nelle illustrazioni dedicate alla Divina Commedia. Una fase iniziale in cui il poeta, con la matita, a volte anche con il gesso, traccia la struttura compositiva e gli aspetti centrali della narrazione, apportando energiche correzioni anche alla ricerca di possibili poi alternative nella seconda fase. Nella seconda fase, in effetti, lui usa, è la fase della colorazione, realizzata con, direi, con grande straordinaria varietà e con delle pennellate fluide, no? Blake rende il modellato delle figure ed evidenzia gli aspetti centrali della composizione, della narrazione figurativa e così anche gli effetti di luce e la qualità anche atmosferica. Sopra i colori, per lo più già seccati, sovrappone sempre nuovi strati di acquario, producendo un effetto di trasparente profondità. Nell'ultima parte l'artista interviene con la penna per sottolineare i contorni delle figure protagoniste e accentuare la struttura di uno sfondo, possiamo chiamare paesaggistico. Benissimo, passiamo alla prima foto. Ok, questa è l'immagine di William Blake. La seconda. Nella seconda, questa è l'impaginazione di una sua opera, I Canti dell'Innocenza e dell'Esperienza. Come vedete, i colori sono vari, il blu, l'arancione, il chiaro. Andiamo avanti alla terza. Ecco, in questa è una poesia che si chiama L'Agnello. Vedete che c'è il testo e poi ha fatto tutta la colorazione. Il blu è uno dei colori, anche l'argento, ci sono delle capacità grandiose da parte di Blake. Andiamo all'altra. Ecco, questa qui è The Fly, vuol dire la mosca. Ok? È una, direi che è una poesia che vedete che l'immagine di bambini c'è sulla sinistra c'è una donna che con l'immagine c'è l'immagine di un'infermiera, un bambino in primo piano e una ragazza con una racchetta che sta per colpire un volano dello sfondo. Cioè, la mosca soffre di circostanze incontrollabili, dice il poeta. In effetti, dice, la mosca allontanandola, lei gioisce lo stesso. Anche noi dovremmo avere, come dire, allora anch'io devo essere come una mosca, felice e anche vivo. Passiamo all'altra immagine. Altra immagine. Ecco, questa qui è una poesia molto bella. Che cosa immagina? Immagina il poeta di camminare per le strade di Londra e vede in tutte le persone che incontra i segni della debolezza, della sofferenza, proprio causate dall'industrializzazione. Le strade, come i fiumi, sono, dice, stati monopolizzati allo scopo di guadagnare e quindi c'è il denaro, l'interesse. Questa condizione opprime gli uomini in ogni pianto, in ogni voce, dice, in ogni divieto imposto. Emerge quindi il giogo in cui è costretto il cittadino. Un altro problema che lui evidenzia è i vincoli matrimoniali nei matrimoni combinati. E anche un'altra considerazione, durante l'industrializzazione, il problema della diffusione di malattie e di problemi sanitari. Passiamo all'altra. Ecco, questa qui si chiama La rosa ammalata. Cioè la rosa è simbolo dell'innocenza, ok? Ed è minacciata interiormente da un verme invisibile. Questo qui è il simbolo del male, sostanzialmente. Okay? E qui c'è da dire che questa entrata
questa entità perturbante, e devo dire, perturbante si intende tutto ciò che noi consideriamo familiare, e ma può dunque anche rassicurante, però può anche manifestarsi come minaccioso e ostile. Ci sono delle cose che a noi ci attraggono e ci sono delle cose di cui noi abbiamo paura. Andiamo avanti. Questo è lo spazzacamino. E guardate che in quel tempo le famiglie povere vendevano i propri bambini per pochi soldi ad un padrone, i quali li obbligavano ad arrampicarsi con facilità negli stretti comignoli per pulire i camini. E quindi, insomma, c'è lo sfruttamento minorile, l'atteggiamento del bambino che ha rassegnato. Questo qui è l'immagine quando lui torna a casa. Un'altra immagine. E qui c'è la tigre che il significato è, appartiene alla simbologia, cioè si avvicina ad una creatura satanica che incarna quindi, direi, la parte oscura, demoniaca dell'uomo. La tigre che è il simbolo della sofferenza che deriva dall'esperienza umana. E quindi c'è anche qui questa entità perturbante che accennavo. Andiamo avanti. E il bambino ritrovato, e qui c'è l'idea che quante volte ci ritroviamo soli, afflitti, quante volte perdiamo la rotta. Ebbene, la presenza della madre, che lo vediamo nell'immagine, è certa e sicura, è tutto ciò che ci rappresenta e ci conforta. Andiamo avanti. L'altra immagine. Questa qui è un'immagine molto bella perché è il bambino nero, il bambino che che parla di corpi neri, di una faccia bruciata dal sole, e qui evidenzia in effetti il trattamento dei popoli neri e quindi l'idea anche del razzismo. Andiamo avanti. E questo qui invece è l'immagine di una sua opera, che è il matrimonio del cielo e dell'inferno. Andiamo avanti. Quest'altra è un'immagine di Gerusalemme, che è uno dei suoi libri profetici. Andiamo avanti. Vediamo cosa c'è ancora. Anche questa qui ricorda Gerusalemme, che anche questa qui è un'opera profetica. I libri profetici sono libri dove ci sono proverbi, aforismi, poesie, molto complicate anche di comprensione. Andiamo avanti. Ecco, il giardino dell'amore. Guardate che questo è interessante pure perché affronta il tema della maturità, in cui i naturali istinti sessuali e le gioie sono censurate dai comandamenti sociali e religiosi. Quindi c'è il riferimento alla Chiesa, e qui ci sono tre persone, dove ci sono un prete e due bambini che pregano. E i cancelli di questo luogo è chiuso, e quindi il poeta riprende il tema delle proibizioni, il tema delle censure. E ora andiamo a un altro tipo di immagini. Ecco, questa qui è molto bella. È Satana in alto che si vede che guarda le effusioni di Adamo ed Eva. In questo dipinto evidenzia al centro del dipinto, appunto, Adamo ed Eva si abbracciano immerse in tenere carezze, ma di fronte a quest'amore, Satana, che vedete, rimane impotente perché non gli resta che accarezzare il serpente. Sul simbolo del serpente, ci ricorda un pochino la Bibbia, Adamo ed Eva che sono stati tentati dal demonio, quindi dal serpente. Ecco, e lui è Satana. Prima di agire, attende paziente un allontanamento temporaneo, un distacco tra di due. Lui spera che queste due persone si distaccano per poter dominare su di loro. Andiamo avanti. Newton, questo è un ritratto seduto su una roccia che si sviluppa dal lato sinistro del dipinto, è ricoperto di alghe e altri residui che richiamano un pochino l'ambiente, se vedete, marino. Newton è nudo, ripiegato su se stesso, che completa idealmente la forma del masso sui disegni e diagrammi che sta analizzando con un compasso.
Qui sul compasso si può considerare che è l'emblema delle scienze esatte, del rigore matematico, di fronte alla fantasia immaginativa, rappresenta anche i limiti del cielo e della terra, il ruolo dell'architetto celeste, il grande architetto massonico. Dante ha cantato anche il Dio architetto quando dice colui che volse il sesto allo stremo del mondo. E adesso distinse tanto occulto e manifesto, insomma, c'è questi riferimenti del compasso. E andiamo avanti, c'è un'altra Ecate. Ecco, questa è una, nella mitologia greca, Ecate è la dea dei tre corpi che sovrintende agli incantesimi. È la dea magica che è rappresentata come un essere demoniaco, da cui si può vedere. Sono due visi, sono nascosti allo spettatore, mentre il terzo è ritratto, se vedete, di profilo, immerso in un mondo notturno e oscuro. La sua mano, se vedete, è poggiata su un libro, aperto, mentre accanto a lei sono visibili figure inquietanti, creature simboliche come il gufo, il serpente, che vi posso dire c'è anche il pipistrello in alto, a sinistra c'è la criniera e la pelliccia ruvida dell'asino. Andiamo avanti. Questo è il frontespizio di un'altra opera che aveva scritto, L'America e profezia. Andiamo avanti. Benissimo. Qui c'è invece Dio che crea Adamo. Il Dio degli ebrei, Elohim, sta a creare Adamo dalla terra in una terrificante visione che ricalca un pochino anche Michelangelo, ha influenzato moltissimo Blake. La luce del sole primordiale illumina con i suoi raggi arancioni su un cielo blu. La scena della Genesi non in un ambiente paradisiaco, ma come vedete tra le spine del serpente, perché Adamo è avvolto dal serpente. Andiamo avanti. Questa è una delle più caratteristiche, è l'antico dei giorni. Mostra un uomo anziano con la barba, se vedete, che utilizzando un enorme compasso per delineare un mondo materiale al momento della creazione, ecco, direi che è un demiurgo, che più che un dio benevole come creatore. Andiamo avanti. Questa è la Dama di Albione. Albione è l'Inghilterra. Che questa immagine simboleggia in fondo il risveglio politico, la libertà dell'Inghilterra. È un uomo nudo, si erige, come vedete, su una roccia all'alba, innalzandosi al di sopra del mondo materiale, accogliendo l'alba. Questa scena, direi, è stata coniata su un momento della rivoluzione e anche della repressione. In fondo, questo nudo è liberato da ogni schiavitù, da ogni falsità. E questo è un po' il mondo di William Blake. Andiamo avanti. Qui in alto c'è il drago rosso e la donna vestita di sole. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, appunto, che è una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo, una corona di 12 stelle, incinta, che gridava per le doglie. È il travaglio del parto. Però apparve in alto, come vedete, un enorme drago rosso. Il drago e il serpente sono simili per certi aspetti. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire e divorare il bambino appena nato. Andiamo avanti. Nabucodonosor. Nabucodonosor è una figura, un re babilonese dell'Antico Testamento che, secondo la leggenda, narra di un sovrano che per tracotanza, per prevaricazione, per superbia, per orgoglio, perse la ragione e fu ridotto a un animale che mangia l'erba come i buoi. Vedete che striscia come una bestia braccata in una tana tra le rocce, la sua barba dorata, se vedete, è anche aggrovigliata che spazza il terreno, le sue unghie che sono come artigli, gli avvoltoi, i suoi occhi selvaggi, gli occhi nella rappresentazione degli occhi da parte di Blake mostra sempre un cupo terrore, direi. La potente struttura anche sta perdendo sembianze, cioè l'umanità qui è finita, è persa. E tutta la scena è accompagnata da rospi, da rettili, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. E
E qui stiamo per finire. Ecco, questa qui è un'altra immagine di una sua scritto e immagine. E andiamo avanti. Ecco, in questa passiamo, ecco qui, questa immagine è determinata dal fatto che William Blake fece anche delle immagini relative a un libro scritto da un certo John Gabriel Stedman, che era un mercenario inglese ed era stato inviato dagli olandesi a sedare una rivolta nella colonia di Surinam. E da questa esperienza nasce il libro. Questa è la prima immagine dove è raffigurata una delle tante feroci vendette messe in atto dai bianchi. Un nero, lo vedete appeso, ancora vivo, ad una forca con un gancio a forma di uncino che gli trapassa le costole. Le ossa, i teschi delle precedenti vittime sono in basso, si possono vedere. Ancora una scena molto agghiacciante. Andiamo con l'altra, la prossima. Questo è un gruppo di negri, di schiavi, che scendono al fondo non si vede tanto bene, c'è una nave, scendono e non sappiamo se questa gente andrà in qualche piantagione oppure saranno venduti come schiavi. Un'altra immagine. Ecco, anche questa qui ritrae una schiava africana che con le mani legate al ramo di un albero viene flagellata. E il volto della donna è straziato dal dolore e il suo corpo sono ben visibili le ferite provocate proprio da questo. In fondo ci sono due bianchi e due neri. Passiamo ora a Dante Alighieri. Ah no, no, scusa, c'è quest'altra. Quest'altra è attenzione, al centro è l'Europa. Da una parte c'è l'Africa, dall'altra parte c'è l'America. L'Europa ha una collana e anche una corda che lega gli altri paesi, l'Africa e l'Europa, mentre e tutte e due, sia l'Africa che le Americhe, hanno al sul braccio un braccialetto che indica appunto la schiavitù. Andiamo avanti. Possiamo passare ora a Dante. Possiamo passare a Dante. Ok, e il titolo di questo è La visione, perché Blake conosceva anche l'italiano, l'aveva imparato a 60 anni, però il punto di riferimento è anche un testo, una traduzione della Divina Commedia chiamata La visione, ecco perché ho messo questo titolo. Passiamo alla prima immagine. Ecco, in questa prima immagine non è scritto bene, non si vede bene, però in effetti è Dante fugge dalle fiere. Vediamo l'immagine. Ecco, vedete a destra ci sono le tre fiere e questo vestito di rosso che sfugge, che scappa, è Dante. Quello in alto è Virgilio che lo aiuta lungo questo cammino. La lupa, il leone e la lonza cercano di impedirgli il passo. A quel punto vedete che appare Virgilio che lo esorta a seguire un'altra via che lo porterà alla salvezza. E Dante è raffigurato con una veste rossa nel momento in cui allunga il passo slanciandosi in avanti e alzando con enfasi il braccio al cielo, in fuga dalle tre terribili fiere. Di fronte a lui, vestito in azzurro, compare il poeta romano. Le due figure si intrecciano e, secondo lo stesso principio compositivo, anche il vasto paesaggio raffigurato sullo sfondo con la foresta, c'è anche il mare, la vista del mare, il sole che spunta all'orizzonte, che si apre a sinistra. In tal modo vengono resi chiaramente i sentimenti contrastanti che pervadono l'animo di Dante. Dante
e combattuto tra il coraggio, la disperazione, da una parte la speranza e il timore, ma anche il desiderio di intraprendere un nuovo cammino, ma nello stesso tempo la nostalgia del ritorno. Passiamo all'altra immagine. E l'iscrizione sulla porta, l'iscrizione sulla porta dell'inferno. Ecco, Dante e Virgilio giungono, passiamo alla foto. Si vede un pochino, comunque. E Dante e Virgilio giungono davanti alla porta dell'inferno. Nella sua sommità Dante scorge la famosa iscrizione: lasciate ogni speranza voi che entrate, senza però riuscire a comprendere il significato di tale parola. Virgilio lo prende per mano, come si vede, e lo incoraggia a entrare nel regno dell'oltretomba. I due poeti sono raffigurati al centro della composizione, mentre Dante, meravigliato e quasi incredulo, si sofferma a osservare in alto la scritta, e che qui compare sia in italiano che nella traduzione inglese. Virgilio invece va avvarcato la soglia con il piede destro, come vedete, e prosegue il cammino indicando con la mano la via da percorrere. Il forte contrasto che si trova tra i due regni si riflette anche nel modo come Blake riflette le forme arrotondate, dolcemente sinuose, dove in effetti, e poi in fondo si vedono delle fiamme che guizzano dall'oltretomba, che sono dipinti del rosso e del blu. C'è da dire che Blake usa anche una fluidità, una leggerezza, è un inferno un pochino visto con un occhio diverso da quello che potrebbe essere nel nostro immaginario. Andiamo avanti. Ecco, qui è l'antinferno. E le anime che si radunano per attraversare l'Acheronte. Vediamo l'immagine. Sono due immagini, e in queste due immagini Dante entra nel vestibolo e percepisce un orribile clamore. Ci sono un enorme di voci, un coro di sospiri, di gemiti, e intravede una schiera, questa qui, una schiera di infinita di anime, costrette a correre dietro a uno stendardo. Virgilio gli rivela che si tratta dei degni ignavi. Le loro anime non possono sperire di morire, sono condannate a essere punte da mosconi, si vede anche da vespe, torturate dai vermi, e sono raffigurate in piedi su una leggera altura, si vede qui, con le mani sollevate. E nel cielo vi è una corona di nubi, una sfila di coro di angeli puniti ugualmente con gli ignavi. Su un piano invece più arretrato si allude al proseguimento del viaggio e si intravede un altro gruppo di anime. Qui direi che il dipinto di Blake usa dei colori scuri, dei colori tetri, in attesa di farsi traghettare da Caronte sull'altra riva. Vediamo l'altra immagine. E questo, no, questo qui è Caronte, no. Vai avanti, scusa, con la scritta della parola. Ah, ecco, qui saltiamo. Qui è Omero. E Omero, vediamo l'immagine per favore. Ecco, si vede un pochino male, però dico subito che cos'è. Qui Omero ha la spada in mano, ok? In alto non si vede, c'è scritto in una circonferenza il nome Purgatorio. Sulla sinistra, in alto, ci sono Virgilio che sorregge Dante. E vediamo l'altra figura che forse è meglio più specificata. Benissimo. Ecco, qui vediamo che Dante ha la spada in mano, tra la spada e il suo corpo c'è Satana. In alto c'è il nome Omero e l'alloro che circonda il capo esprime il fatto che era un poeta tra i più importanti. Al lato ci sono due figure. Andiamo avanti. Ecco, questo qui di Caronte. Caronte è, vediamo, ecco, Caronte
e le anime dannate. E che cosa si vede? Allora, qui i due poeti giungono, quindi la foto per favore, giungono sulla riva dell'Acheronte e il vecchio traghettatore di anime, dall'aspetto come vedete demoniaco, e spiega ai dannati quello che aspetterà loro sull'altra riva, nel regno del buio, del fuoco, del gelo. Appena scorge la figura, Dante, vivo fra le anime morte, gli ordina subito di allontanarsi perché dice che non appartiene ai morti. Al che Virgilio gli fa sapere che il loro viaggio è voluto da Dio, per cui l'intera composizione è dominata dalla spaventosa figura di Caronte. E con un passo slanciato, se vedete, in avanti sulla sua barca, mentre un atteggiamento nell'atto proprio di brandire un imponente bastone con la mano sinistra, e si rivolge alle anime radunate lungo la riva e al contempo i due poeti che osservano questa scena in piedi sulla piccola altura a destra, sulla piccola altura, colpisce in modo particolare il modo in cui Blake raffigura i cerchi di fuoco intorno agli occhi di Caronte. Andiamo avanti. Ah, Minosse. Ecco, questo di Minosse è il giudice, è colui che, vediamo la foto, forse un pochino non si vede bene, si dovrebbe allargare di più. Comunque, qui Dante e Virgilio giungono nel secondo cerchio dell'inferno, dove sono puniti i lussuriosi. E a guardia di questi lussuriosi c'è Minosse, che è un giudice infernale. È a lui che le anime dei dannati devono confessare i loro peccati. A seconda della gravità, sono poi destinate al cerchio dell'inferno corrispondente. Minosse mette in guardia Dante per distoglierlo dalla sua pericolosa impresa. Ma Virgilio, con le stesse parole rivolte a Caronte come prima, lo mette subito a tacere, chiarendo che il loro viaggio è voluto da Dio. Al centro, leggermente rialzata, troneggia l'imponente figura del giudice infernale. A sinistra si avvicinano Dante e Virgilio, mentre davanti al trono due anime disperate in basso si inginocchiano ai piedi di Minosse per confessare i loro peccati. A destra c'è una coppia di amanti nudi che si abbraccia sulla destra del disegno e le catene per terra in primo piano alludono al peccato della lussuria. Andiamo avanti. Il cerchio dei lussuriosi, ecco la figura di Francesca da Rimini, sarebbe la storia di Paolo e Francesca. Vediamo l'immagine. Andiamo avanti ancora. No, questa qui è. Ecco, benissimo. Questa è un'immagine molto particolare perché vediamo Virgilio vicino a un sole bianco, in quel sole bianco non c'è che Paolo e Francesca nudi, abbracciati. Vicino a Virgilio è coricato Dante, addormentato. In questa vortice ci sono tutte le anime che partono dal corpo di Dante. A sinistra, invece, e su questi corpi nudi descritto con grande plasticità viene colto qui nella posizione sinistra della composizione e è già caduto a terra Dante, come si vede, privo di sensi, e sopra di lui compaiono appunto Francesca e Paola e Paolo, e in alto si vedono invece si vede ancora sempre delle figure di questo vortice di anime che andiamo avanti, che girano. Ah, questo è il canto di Farinata. Vediamo com'è qua. Ah, sì, vediamo la foto, per favore. Qui è la storia, e i due pellegrini varcano ora la porta dell'inferno e si trovano di fronte, si erge la figura di Farinata degli Uberti, che coinvolge Dante in un'intensa discussione
sulle sanguinose battaglie insorte tra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini. Per due volte Farinata, capo dei Ghibellini, aveva fatto cacciare da Firenze gli antenati di Dante, che erano di parte Guelfa. Sullo sfondo dell'infuocata città infernale sono allineati diversi sepolcri, tutti scoperchiati. Al centro Dante parla con Farinata esattamente come è descritto nei versi danteschi. Si è levato in piedi nella tomba ed è visibile dalla vita in su. Alla sua destra si distingue un'altra figura, visibile solo fino al mento, e Cavalcanti dei Cavalcanti, padre del poeta Guido Cavalcante, che era amico intimo di Dante. Entrambi i personaggi sono inseriti nel sesto cerchio degli eretici. Andiamo avanti. Ah, questo qua è Ruffiani. Ecco, questo qui è il canto, scusate, mi sono dimenticato di dirlo, è il canto 18. E vediamo l'immagine, per favore. Ok, in questa immagine notate che c'è una persona, un cavaliere, coricato con la spada in mano, ok? E ci sono anche dei demoni. Ora, cos'è qui il concetto? E qui si rifà, questo cavaliere non è altro che Giasone, che aveva sedotto e abbandonato Esifele, anche Medea, e questi demoni che sono delle donne, ricorda un evento che era accaduto nell'isola di Lemno, dice Dante, dove i mariti avevano deciso di convivere con delle concubine della Tracia. E loro, per dispetto, diciamo, li uccidono tutti questi mariti, ok? Vengono uccisi e questi demoni che si vedono in alto sono proprio delle donne che ricorda, ecco, questo comportamento da parte delle donne dell'isola di Lemno. Andiamo avanti. Il Papa Simonioco. Il Papa Simonioco chi è? Vediamo un momento, passa all'immagine. Ecco, il Papa Simonioco era e sono coloro che hanno venduto e comprato benefici e cariche ecclesiastici. Tutta la pietra del fondo della parete è colma di fori circolari e come vedete sono confitti a testa in giù i peccatori, con le gambe che fioriscono dai buchi e le punte dei piedi accese a una fiamma ardente. E qui è l'anima capovolta e si riferisce al Papa Nicolò III e predice la prossima venuta di Bonifacio VIII e Clemente V. Segue una feroce apocalittica inventiva contro le pratiche simoniache dei papi. Virgilio è in procinto di entrare all'interno di una caverna dopo aver preso Dante tra le braccia. Lo scenario, come vedete, è di una luce tetra, definito da ombre oscure, che sfumano all'orizzonte, cupo al nero. Andiamo avanti. Passiamo a... È Ulisse e Diomede, benissimo. Qui è l'immagine, vediamo l'immagine. Ecco, in questo l'immagine i due viandanti giungono dove c'è Ulisse e Diomede, che sono coperti della stessa fiamma e scontrano le loro colpe insieme in questa palla di, diciamo, di fuoco. Okay? La composizione è dominata dall'imponente ponte che sovrasta l'ottava bolgia e sulla sua sommità si intravedono le due figure appena abbozzate di Dante e di Virgilio. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo la figura di Anteo. Vediamo la foto. Anteo. Anteo è una figura mitologica greca, era figlio di Nettuno, fu ucciso da Ercole. E Anteo nacque dopo la scalata del cielo, la sconfitta dei giganti, eccetera, eccetera. Virgilio lo prega di calarli nel cocito, sia Dante che Virgilio. Sì, Virgilio, con spettacolare agilità acrobatica, vedete che il gigante si aggrappa sull'orlo della voragine verso il fondo per posare infine delicatamente i due viandanti sulla ghiaccia. Dante, terrorizzato, si tiene ancora, come vedete, stretto alla mano di Antea.
Andiamo avanti. Ecco, qui c'è la storia di Ugolino che narra la sua terribile storia. Il conte Ugolino tenne il potere della città di Pisa, tradendo le fazioni di cui era capo. Venne a sua volta tradito dall'arcivescovo Ruggeri di Ubaldini, che lo fece rinchiudere nella torre dei Gualandi, dove fu lasciato crudelmente morire di fame. Insieme ai due figli e due nipoti, Ugolino vede morire i figli e i nipoti uno a uno. Infine il conte, così in tragico verso della commedia formulato da Dante, si aggira tra i loro corpi finché la fame, più forte ancora del dolore, non ha il sopravvento. E qui Dante e Virgilio sono di fronte ai due traditori imprigionati nel ghiaccio. Ugolino, appena cessato di rodere il cranio dell'arcivescovo Ruggero, in ginocchio davanti a lui. Andiamo avanti. Ugolino. Ecco, Ugolino. La foto, per favore. Ugolino è nella in prigione con i figli, è rinchiuso in questa torre della fame con i figli, Uguccione e Gaddo, e i nipoti Anselmuccio e Nino. La composizione abbozzata a matita è strutturata, qui strutturata meglio perché ho trovato una foto diversa da quella fatta a matita. E al centro, con le ginocchia strette al petto, è seduto il conte che cinge con le braccia, se vedete, e i due nipoti accovacciati ai suoi fianchi. Seduti a terra, ancora più vicini all'osservatore, ritratti in parallelamente rispetto all'asse della composizione, si riconoscono i due figli. Quello a sinistra reclina la testa all'indietro, se vedete, in preda alla disperazione. Quello a destra china invece il capo in avanti, ormai rassegnato. Andiamo avanti. Lucifero, vediamo l'immagine. Ecco, qui proseguono il loro cammino e incontrano le anime dei dannati che sono interamente seppellite sotto il ghiaccio. Non appena i due pellegrini si trovano di fronte a Lucifero, Dante raggela, completandolo senza pronunciare parola, impietrito dalla paura. Il gigantesco re dell'inferno, che occupa tutta l'ampiezza della superficie pittorica, sta conflitto nel ghiaccio da cui emerge con il busto. Sotto la superficie ghiacciata, trasparente, affiorano le anime dei traditori che appaiono immerse nel sonno. Lucifero, come vedete, è raffigurato, come nel testo dantesco, con tre teste e immense ali di pipistrello. In ogni bocca mastica un peccatore. E in quella centrale tiene fra i denti Giuda, il peggiore di tutti i dannati dell'inferno. Andiamo avanti. Ecco la salita verso il purgatorio. Il purgatorio, ora siamo nel purgatorio, è il canto, precisamente il canto quarto. Il purgatorio è diviso in nove parti e l'antipurgatorio le sette cornici che costituiscono il purgatorio vero e proprio. Infine il paradiso terrestre. Qui a fatica, Dante e Virgilio iniziano la salita. Il sentiero è così erto, così scabroso, così difficile da affrontare che bisognerebbe saper volare, diceva. Virgilio si incammina per primo, ma il suo protetto non riesce a tenere il passo. Stremato, Dante chiede al maestro di attenderlo. Virgilio invece lo sprona a proseguire e a non arrendersi, almeno fino alla prossima balsa. È proprio questo il momento raffigurato nel disegno. Andiamo avanti, c'è anche un'altra parte del disegno. Questo è le anime di coloro che si pentirono in punto di morte. Ecco, qui vediamo l'immagine, in alto c'è Dante e Virgilio e questo turbine, vortice di anime sono quelle intente a cantare i versetti del Salmo. E non si accorgono che il corpo di Dante getta un'ombra sul terreno. Virgilio assicura loro che Dante è davvero un essere umano in carne ed ossa. Subito dopo l'intero gruppo accorre verso i pellegrini e chiede a Dante se in vita abbia mai visto qualcuno di loro. Blake ben restituisce in questa tavola la poetica descrizione del testo. I due pellegrini sono raffigurati, come vedete, in piedi.
su una sporgenza rocciosa in posizione leggermente rialzata. Virgilio è in procinto di spiegare alle due anime inviate come messaggere che il suo discepolo è davvero vivo. Sulla destra si innalza una nuvola tinta di rosa dalla quale sgorga un flusso di anime, le quali, dopo un ampio movimento circolare, volano di nuovo incontro ai due poeti. Andiamo avanti. Qui dovrebbe esserci ora la valletta. Sì, la valletta fiorita con gli angeli. Siamo al Purgatorio 7, canto 7, settimo canto. E la valletta fiorita, vediamo la valletta gentilmente, l'immagine. Ok, purtroppo alcune foto di Blake sono copyright, non si possono pubblicare perché si devono pagare i diritti. Comunque, questa qui l'ho fatta da un libro. La valletta fiorita con gli angeli e i principali negligenti, lungo il cammino Dante e Virgilio incontrano il celebre poeta Sordello d'Agoito. E li conduce in una valletta immersa in una atmosfera dai tratti paradisiaci. Qui sono raccolti i principi che tardano a pentirsi, intenti a intonare la Salve Regina. Fra questi si trovano i re come Rodolfo I, Filippo III, eccetera, eccetera. Sul far della sera scendono dall'alto due angeli inviati per difendere i penitenti dal salto del demonio. Andiamo avanti. Quest'altra è, siamo al Purgatorio 9. E Lucia, l'immagine, è sul far dell'alba, questa è molto bella, è turbato da sogni spaventosi e si vede ghermire da un'aquila dalle penne d'oro, simile a quella che rapiva Ganimede. Qui giunti bruciano entrambi e precipitano poi a terra. Dante si desta di soprassalto cadaverico e si ritrova all'ingresso del purgatorio. Virgilio gli spiega che cos'è accaduto. Mentre dormiva era giunto nella valletta Santa Lucia, che per facilitargli il cammino lo aveva preso con sé e condotto in alto fino all'ingresso del purgatorio. Magistrale il modo in cui Blake cattura l'atmosfera di sogno e in cui è immerso questo paesaggio notturno, illuminato come vedete dalla luna e dalle stelle. Andiamo avanti. Matilda e Dante lungo la riva dell'Ete. Siamo al purgatorio 29. Ecco, qui giunto nel paradiso terrestre, Dante si ritrova a vagare per una fitta foresta dove si imbatte nel fiume Lete. Sulla riva opposta vede una giovane donna di nome Matelda che intenta accogliere, come vedete, i fiori, quando all'improvviso un fortissimo bagliore illumina la foresta e si diffonde una dolcissima melodia. Dante invoca le muse affinché lo aiutino a descrivere quello che sta vedendo. E la scena, descritta nella commedia, in modo assai particolareggiato ed è ripresa in questa tavola quasi alla lettera. Dante osserva ora Matelda sulla sponda opposta dell'Ete, interamente cosparsa di fiori. Sullo sfondo, come vedete, si intravede una processione e in testa è trasportato un candelabro a sette braccia, le cui fiamme, simili a pennellate, lasciano dietro di sé scie di luce come l'arcobaleno. Passiamo all'altra, stiamo per finire. Beatrice si rivolge dal carro. Questa è una delle immagini più belle. Allora, vediamo un pochino che cosa c'è. Dante, raffigurato sul margine destro della composizione, guarda Beatrice con riverenza e timore. Sullo sfondo di un cielo reso con intensi toni, variano dal blu rosso, è raffigurato, e vediamo trainato da un enorme grifone alato il carro e circondato da quattro figure simboliche di animali che, come visioni oniriche, compaiono tra loro enormi. Davanti al carro si vedono tre donne vestite rispettivamente una di verde, una di rosso, se vedete sulla sinistra, e una di bianco, che simboleggiano le tre virtù teologali: speranza, carità e fede. Beatrice indossa un velo bianco con un manto di colore verde scintillante, ornato di fiori, che lascia scoperto il suo corpo nudo. Il fatto che sia ornato di fiori anche il, ecco qui si vede ancora meglio, c'è una specie di corona sulla testa di Beatrice. In effetti mostra la soggezione di Dante alla Chiesa, cioè nel senso che Beatrice con quella corona è riferimento al papato. Andiamo avanti.
Stiamo per finire. L'adorazione, nell'adorazione del quinto ciclo, cielo dominato da Marte, qui agli occhi del poeta appare la grandiosa visione della croce che mette in risalto, come vedete, il corpo di Cristo come una fonte di luce. La figura luminosa di Cristo, ritratto in posa ieratica, appare sullo sfondo di una variopinta corona di nubi che nei suoi contorni, e nel delicato accordo dei colori evoca il suono della musica celeste. Dante compare, se vedete, benissimo, mezza figura in primissimo piano. Andiamo avanti, e abbiamo finito. Ecco, l'ultima è la visione di Dio da cui derivano le nove sfere celesti. Questa purtroppo non è molto chiara perché non è stata completata da come avrebbe voluto Blake, perché lui fece l'illustrazione della Divina Commedia negli ultimi 3 anni della sua vita, di cui molte delle sue illustrazioni le fece a letto. Su indicazione, su richiesta di un certo John Linnell, che era un antiquario. Quindi Dante e Beatrice giungono nell'ultimo cielo, il punto in cui Dante scorge l'essenza divina con una tale luminosità, e intorno ad esso si muovono 9 cerchi concentrici, se vedete, anche occupati dai cori degli angeli. C'è l'intensità della luce, la velocità delle sfere che vanno sempre diminuendo verso l'esterno. Dio appare con la mano destra levata verso il cielo nella porzione superiore, nella parte superiore dell'immagine, o meglio nel centro delle sfere. Sotto di lui, tratteggiati appena, Dante e Beatrice. Con questo ho finito. Scusate se ho rubato molto tempo, ma ho cercato di far vedere, se era possibile, quello che era il rapporto tra Blake e la poesia di Dante. Grazie e scusate il lungo discorso. Non si sente, non si sente, non sento. Perché illustra Dante. Sarebbe stato, sarà comunque in ogni caso, diciamo, molto interessante e invitante per noi andare a visitare queste immagini, possibilmente riportate su un libro ben fatto a colori con una bella impaginatura. Penso che solitamente presentare Dante per le vie canoniche significa declamare la Divina Commedia in versi. Io posso soltanto dettare l'incipit, ma poi mi fermo perché non ricordo, la dovrei andare a rileggere. Però non era questo l'intento. L'intento era di fare qualche cosa che dasse un orizzonte su Dante. E io penso che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Grazie a Luciano Figlionello. La serata volge, per quanto ci riguarda, al termine. Vorrei ricordare domani l'evento non sarà meno interessante di oggi, anzi sarà un tema, diciamo, che coinvolge Dante, nel senso che parleremo di inferno, ma l'inferno a cui ci riferiremo domani è l'inferno della sanità calabrese. Presenteremo domani il libro di Santo Geoffrè, che io definisco un libricino pesantissimo per il contenuto. Il titolo del libro è Ho visto, ma quello che ha visto è stata una visione infernale. È qualcosa, diciamo, che noi paghiamo sulla nostra pelle quotidianamente. Domani sarà presente l'autore. E con l'autore dialogherà Antonino De Giorgio. Ora, per questa sera, ringrazio tutti quanti, ringrazio in modo particolare Luciano Figliomeno, che ci ha dato uno spaccato singolare di Dante, e vi invito a rivederci domani pomeriggio alla solita ora, al link solito che ormai conoscete. Grazie a tutti, grazie a Luciano, grazie a Franco, grazie.
grazie a tutti quanti che hanno reso possibile, a tutti coloro che hanno reso possibile questo collegamento. Grazie Sì, ancora. Diciamo, volevo solo ringraziare Franco che mi ha dato una mano, senza di lui non sarei stato in grado di affrontare questa presentazione che mi rendo conto che è stata lunga, però ho cercato di far vedere un punto di vista diverso da quello che propriamente si conosce, più che le parole e le parole accompagnate dall'illustrazione, dalla visione, dall'immagine e dalla pittura, insomma. Ok, arrivederci a tutti. grazie, Luciano, perché mi hai fatto Ciao, lavorare, sono grazie. preoccupato. Va bene. No, dicevo grazie, così non sono rimasto disoccupato. Ciao.